Buongiorno. Circulation, una delle più importanti riviste cardiologiche, ha appena pubblicato le nuove statistiche sulla malattia cardiaca, ictus, in America, dell'American Heart Association. Dati molto interessanti che in questo video illustrerò. Naturalmente riguardano la popolazione americana, ma come vi spiegherò, non sono molto diversi da quelli italiani, da quelli europei in genere, con piccole differenze, le condizioni cardiovascolari, la prevalenza, la mortalità è molto simile, tra America e Italia. Allora, cosa discuterò in questo video? Così capite quanto volete seguire. Una prima parte farò vedere i dati attuali pubblicati sulla prevalenza e la mortalità di queste malattie cardiovascolari, poi illustrerò lo stato della nutrizione, dei livelli di attività fisica, di obesità, di fumo e di altri fattori di stile di vita nella popolazione americana, farò alcuni commenti su quello che si sa in Italia e poi parlerò appunto di come, quali sono i livelli di colesterolo, di pressione, di diabete, sindrome metabolica, di ipertensione, diabete in gravidanza, patologie renali, che sono tutti fattori di rischio per lo sviluppo delle malattie cardiovascolari, dell'ictus, dello scompenso cardiaco e poi parlerò infine e anche nel mezzo di come tutti questi fattori di rischio possono essere drasticamente modificati, riducendo in maniera importantissima il rischio di sviluppare queste che sono tra le più comuni patologie. Allora, iniziamo. Dati, questi sono alcuni dati pubblicati su questa pubblicazione. Nel 2018, negli Stati Uniti, all'incirca il 30% delle cause di morte erano legate a malattie cardiovascolari, un 21% tumori, un 6% in media di patologie croniche respiratorie, la BPCO, un 7% negli uomini e 4% nelle donne di incidenti vari, stradali ed altri, poi Alzheimer's disease e diabete. Queste sono le prime sei cause di morte nel 2018 negli Stati Uniti, simile il quadro italiano. Allora, la cosa preoccupante, come vedete, è questi qua sono i dati, le morti dovute a malattie cardiovascolari negli Stati Uniti dal 1900 al 2018, morti per migliaia, in migliaia. Vede praticamente che è spaventoso l'aumento dal 1900 al 1970, c'è stato un aumento precipitoso delle morti da malattie cardiovascolari che poi è andato diminuendo e ultimamente, negli ultimi anni, c'è un nuovo aumento, il trend è di nuovo in aumento per vari fattori che discuteremo fra un attimo. Seguitemi. Ecco, tra le malattie cardiovascolari, la mortalità viene divisa come di seguente. Vedete, il 42% sono delle morti sono da patologia coronarica, un 17% da ictus, 10% da scompenso cardiaco, 11% patologie legate all'ipertensione, che comunque anche qui, e 3% malattie delle arterie, arteriopatie, e poi il rimanente. Questa è la prevalenza di malattie cardiovascolari nelle persone che hanno più di 20 anni, 2015-2018. Vedete che in rosso sono gli uomini e in giallo le femmine, 20-39 anni, 20-40 anni, un 33% a patologie cardiovascolari e arriva a un pazzesco 90% sia negli uomini che nelle donne, in coloro che hanno più di 80 anni, cioè il 90% delle persone in America sono affette da patologie cardiovascolari, cioè coronaropatia, scompenso cardiaco, ictus e ipertensione. Pazzesco, vedete, l'aumento stratosferico, ma anche nella fascia tra i 40 e i 60 anni
un 60% degli uomini e il 52%, quindi ben più della metà, sono affetti da patologie cardiovascolari. Se andiamo a vedere i risultati della diagnosi con la TAC, quello che viene chiamato lo score del calcium score nelle coronarie, vedete che all'incirca un 67-71% hanno segni di patologia aterosclerotica misurata con la calcium score nelle coronarie. Quindi quasi 2/3 della popolazione americana. Quindi, ma naturalmente questo qualcuno potrebbe dire, ma è normale, man mano che invecchia ci sia un accumulo di placche aterosclerotiche, calcifiche, ed è quindi è un normale attributo dell'invecchiamento. In realtà, come vedete, questo paper pubblicato sull'ANSA nel 2017 fa vedere che questi indigeni che vivono nell'Amazzonia e che hanno uno stile di vita molto attivo, lontano dallo stress delle città e soprattutto consumano una dieta prevalentemente vegetariana con dei prodotti di origine animale, con della selvaggina locale, e che vivono appunto nella foresta boliviana amazzonica. Il rischio di avere appunto un calcium score positivo è bassissimo. Guarda che nelle persone, vedete queste qua nelle zimane, il calcium score con maggiore di 100 unità di Axtone, nelle persone che hanno tra 45 e 54 è l'1%, rispetto al 6% della popolazione americana. E vedete praticamente che in quelli tra 75 e 94 soltanto un 8% hanno un calcium score sopra 100, mentre il 51% degli americani tra i 75 e 94 hanno un calcium score maggiore da 100. E se guardiamo invece quelli che hanno un calcium score 0, quindi 0 calcio nelle coronarie, soltanto un 19% è free, 34 anni di calcium score, mentre un 65% delle zimane non ha calcium score zero. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che non è vero che la coronariopatia è una patologia assolutamente necessaria che viene a tutti man mano che si invecchia. È legato allo stile di vita. Questi sono i dati in questo report 2005-2014 sull'incidenza di infarto del miocardio. Come vedete, per età e per sesso, vedete che prendiamo i maschi bianchi a tra i 35 e i 44 anni, lo 0,8% ha un infarto, diventa il 9,4% negli uomini tra i 75 e i 84 anni. Addirittura il 16% negli uomini di colore. Se guardiamo alla prevalenza di scompenso cardiaco, qui abbiamo nelle persone tra i 60 e gli 80 anni il 7,5% degli uomini e il 4% delle donne, e sopra i 80 anni praticamente il 10 e l'11% di uomini e donne hanno uno scompenso cardiaco, una patologia che a 5 anni ha una mortalità altissima. La prevalenza di arteriopatia periferica, la malattia delle vetrine, perché praticamente siccome c'è una placca aterosclerotica, il sangue fa difficoltà a raggiungere i muscoli e quindi una persona ha dei crampi, ha dolore, deve fermarsi. Vedete praticamente che aumenta l'aumentare dell'età e nelle persone tra i 70 e i 79 anni, negli uomini bianchi all'incirca un 10%, addirittura un 24% negli uomini di colore, arriva a un 59% in quelli che hanno più di 80 anni, un 22,6% nei bianchi che hanno più di 80 anni. Spaventoso. Di nuovo, processo aterosclerotico. Per quel che riguarda l'ictus cerebrale, una malattia devastante che naturalmente dipende da
da qual è il vaso colpito, di qual è l'estensione dell'infarto cerebrale, ma può portare da una paralisi, un'emiparesi di un arto di metà del corpo, può portare a afasia, quindi l'incapacità di parlare o di capire quello che si dice, aprasia e tanti altri disturbi importantissimi che condizionano in maniera spaventosa non soltanto chi viene colpito da ictus, ma anche i familiari. Qual è la prevalenza di ictus 2015-2018? Vedete che negli uomini e donne tra i 60 e gli 80 anni è all'incirca un 6%, che arriva addirittura a un 12-13% negli uomini e donne con più di 80 anni. Ripeto, questi qua sono dati più o meno simili in Italia, non sono molto diversi. E la cosa importante è che la probabilità di avere un altro ictus, un secondo ictus, nei 5 anni successivi al primo, è del 10% nelle persone sotto i 64 anni ed è del 20% in quelle con più di 65 anni. Quindi praticamente uno in cinque chance. La morte un anno dopo il primo ictus è del 33% delle persone che hanno più di 75 anni, e dell'11% in quelli che hanno meno di 65. Addirittura a 5 anni la mortalità dopo il primo stroke è del 67% in chi ha più di 75 anni. Quindi praticamente quasi 2/3 sono morti dopo il primo ictus, persone che hanno più di 75 anni, e il 20% in chi ha meno di 65 anni. Sono dati veramente terribili. Quindi capire quanto è pesante questa patologia che è su base aterosclerotica ipertensiva. Quindi, quali sono questi fattori di rischio per aterosclerosi? E qual è lo stato? Cosa succede nella popolazione americana nel 2020 più o meno? Allora, vediamo che questo è proprio un riassunto che tutto sommato gli americani, in termini di fumo di sigaretta, si comportano bene, all'incirca l'80% delle persone con più di 20 anni non fuma, mentre il 18% è ancora fumatore. Gravissimo il problema dell'obesità, di cui parleremo fra poco. Anche l'inattività fisica è molto importante. La dieta è terribile, guardate, il 90% delle persone in America, circa 80-90%, hanno una dieta scorretta, unhealthy. Colesterolo, il 50% circa ipercolesterolemia, più del 60% ha problemi di pressione arteriosa e un 40% ha problemi di diabete o prediabete. Dati terrificanti che tutto sommato sono simili a quelli italiani, perché lo stile di vita è cambiato anche in Italia, non c'è niente da fare, lo stile di vita dei nostri nonni che vivevano nel sud dell'Italia, che avevano uno stile di vita mediterraneo, non è solo la dieta, ma lo stile di vita è drasticamente cambiato. Basta che vi fate un giro al supermercato, vi fermate un 5 minuti a guardare cosa la gente mette nel carrello e cosa passa sul tapis roulant della cassa, qual è il tipo di cibi che le persone consumano, per capire che è un pochettino migliore, ma non molto migliore da quello che gli americani consumano. Infatti, come vedete in questo report, all'incirca il 50% degli americani ha una cattivissima dieta, consuma meno di 3 servings, cioè meno del 10% della popolazione americana consuma più di 3 porzioni di cereali integrali al giorno, meno del 10% consuma più di 2 tazze al giorno di frutta e più di 2,5 tazze di vegetali non patate al giorno. Questi qua i numeri sono terrificanti, all'incirca il 65% degli American Mexican e degli African Americans
hanno una dieta cattivissima. Praticamente il consumo di cereali integrali, di legumi, di frutta, di vegetali è bassissimo, mentre è altissimo sono il consumo di bevande zuccherate, carne insaccati, carne rossa e cereali raffinati. Veramente terribile, una dieta terribile che è responsabile di questa epidemia mostruosa di malattie cardiovascolari, obesità, diabete. Non c'è nessun dubbio su questo, i dati sono chiari, ma la cosa terrificante, guardiamo qua nei ragazzini, all'incirca il 67% delle calorie dei ragazzini tra i 2 e i 19 anni in America è da cibo ultraprocessato, tutte queste cibo preconfezionate, merendine, tutti i salatini, biscotti e via dicendo. Il 67% delle calorie è terribile, non si rendono conto i genitori di quale danno, è una sentenza di malattia quasi garantita. Guardate sempre in questo pubblicato su JAMA nel 2021, in questi ragazzini tra i 2 e i 19 anni, il consumo di cibi, questi cibi pronti per essere consumati o scaldati nel microonde, passato dal 2,2% delle calorie giornaliere all'11,2% e il consumo di calorie da snack dolci e salati, da dolciumi e snack salati è passato dal 10,7% delle calorie al 12,9% delle calorie. È terribile. Mentre naturalmente il consumo di quello che dovrebbe essere il cibo normale delle persone, cioè tutta questa varietà di bellissimi, buonissimi, vegetali, verdure, frutta secca, legumi, cereali integrali, è praticamente sotto, è diminuita del 30%. Invece il consumo, sappiamo, il consumo di vitello, di carne, di mucca è aumentata in maniera spaventosa, soprattutto di pollame, di maiale, di tacchino. Ma naturalmente ricordatevi che quando parliamo di carne, maiale e gallina, non dobbiamo pensare alla gallina che razzola in aria aperta nel campo e mangia i lombrichi, l'erbetta, roba del genere. No, dobbiamo pensare a questo tipo di prodotto finito, cioè questi allevamenti mostruosi, inumani, sia per il pollame che per le mucche che non pascolano nei prati di montagna, mangiando fiorellini, e dei maiali che vivono in delle condizioni mangiando mangimi di cui non sappiamo bene la provenienza e la qualità. Ok, detto questo sulla qualità della dieta, che è terribile, ripeto, non è molto diversa da quella italiana, è un pochettino meglio quella italiana, però ripeto, fermatevi di fronte. Innanzitutto andate in un supermercato e guardate cosa ci sono negli scaffali. Tutto quello che vedete nei frigoriferi e sugli scaffali di un supermercato italiano corrisponde a quello che le persone consumano in media, perché altrimenti se un prodotto non fosse venduto non rimarrebbe sullo scaffale per più di una settimana. Quindi quello che vedete in un supermercato è quello che le persone consumano in media. E poi andate a guardare cosa le persone acquistano nel loro carrello e capirete insomma quanto si scosta la dieta dell'italiano medio rispetto a quella americana. Non molto, credetemi. E l'attività fisica anche è terribile. Il quadro di questi dati del 2018 negli americani con più di 18 anni ci dice che soltanto il 24% scusate, della popolazione riesce a fare quello che viene raccomandato dalle linee guida del 2018, cioè più di 150 minuti di attività fisica moderata e più di 75 minuti di attività fisica vigorosa
alla settimana o una combinazione delle due. Quindi soltanto il 24% delle persone, il 27% degli uomini e il 21% delle donne. Nei bambini è anche il quadro terribile tra gli studenti che fanno le medie, sì, grades 9 to 12, coloro che fanno almeno 60 minuti al giorno di attività fisica, in blu, almeno 5 giorni, in rosso, tutti i giorni della settimana, vedete che è bassissimo. Nei caucasici soltanto il 60% dei ragazzini fanno almeno 60 minuti 5 giorni a settimana e soltanto il 37% circa tutti i giorni della settimana. Se guardiamo la fitness, quindi non quante minuti di attività fisica fanno, ma guardiamo il grado di fitness dei ragazzini tra i 12 e i 15 anni, è soltanto il 44-50%, il 44%, il 51% nei bambini, 35% nelle bambine hanno dei livelli adeguati di fitness cardiorespiratorio. Terribile. Cioè, bambini tra i 12 e i 15 anni che sono unfit, non hanno una fitness adeguata, non riescono a correre, avere quella capacità di correre in maniera adeguata. È un quadro agghiacciante. Se poi guardiamo tra ragazzini tra i 14 e i 15, addirittura il 40%, ancora meno dei bambini tra i 12 e i 13 anni. Un quadro veramente, non dico apocalittico, ma poco si discosta. Invece, ahimè, se guardiamo la percentuale di studenti americani che fanno il nono e il dodicesimo grade della scuola, quindi medie, inizio superiori, che giocano con i videogames e computer per più di 3 ore al giorno durante i giorni di scuola, tra il resto nel 2017, il quadro ci dice praticamente che il 48% dei maschi e il 44%, scusate, che il 42% dei maschi bianchi e il 48% dei ragazzini di colore e delle ragazzine il 40 e il 47% spendono più di 3 ore al giorno davanti a un videogames. Again, terribile, terribile, terribile. E questo in parte è colpa dei genitori, bisogna dirlo. Dice, ma l'Italia è diversa? No, l'Italia non è molto diversa perché vediamo dati di Occhio alla Salute del 2020 che soltanto il 20% dei nostri bambini italiani ha svolto attività fisica nel giorno precedente all'indagine e il 73,6% dei bambini va a scuola, viene portato a scuola con la macchina e che il 44,5% dei bambini trascorre più di 2 ore al giorno davanti alla televisione o ai videogiochi, tablet e cellulare. È terrificante come lì, anzi è quasi più alto. In America è intorno al 41%, qui è il 44,5%. Insomma, terrificante. Se poi guardiamo negli adulti con più di 25 anni, nel 2018 in America vedete che le persone che fanno attività fisica adeguata, cioè che seguono le linee guida di 150 minuti alla settimana, è il 34% per cento degli uomini e il 9% delle donne, che delle uomini e donne che fanno attività fisica aerobica adeguata. Se poi invece guardiamo in rosso quelli che fanno sia attività fisica aerobica che pesistica, che fanno attività per rafforzare i muscoli, è soltanto il 10%. Naturalmente questo nelle persone che hanno un basso livello di educazione, man mano che l'educazione aumenta, aumenta la percentuale di persone che fanno attività fisica aerobica, arriva al 70% nei laureati, 35% dei laureati che fanno sia attività fisica aerobica che anaerobica. E qui veniamo al grosso problema. Questa cattivissima alimentazione, insieme alla
sedentarietà è responsabile di questa epidemia, di questa pandemia ormai direi, di obesità. Allora, il quadro in America è a dir poco agghiacciante. Guardate, il 71,3% della popolazione americana che ha più di 20 anni è in sovrappeso o obeso, cioè ha un BMI superiore a 25, il 71,3%, con quasi il 75% degli uomini e il 68% delle donne. Se poi andiamo a vedere gli americani di origine spagnola, addirittura è l'85% degli uomini e il 78% delle donne, numeri molto più bassi invece degli asiatici che vivono in America. L'obesità, BMI superiore ai 30, nelle persone con più di 20 anni è del 40%, quasi 41%. Con 46% delle donne ispaniche e nei bambini tra i 2 e i 19 anni 35,4% con 19% di obesi, BMI obesi. È spaventoso, spaventoso questi numeri. Vedete qua a colpo d'occhio, totale uomini e donne, divisi per età, più o meno siamo lì, 40%. Con picchi del 44-45% tra i 40 e i 59 anni totale. Obesità, BMI superiore a 30. Italia, un po' meglio, ma non molto. Vedete, dati del 2016, all'incirca il 51% degli uomini è in sovrappeso, BMI superiore a 25-30, l'11,2% è obeso, quindi a circa un 62% rispetto a un 71, quindi un 10% in meno di obesità e un po' meno nelle donne. Guardiamo i ragazzini tra i 2 e 19, bambini ragazzini tra i 2 e 19 anni. In America siamo intorno al 18% di obesità, 20,6% nei ragazzini tra i 12 e 19 anni. Di nuovo agghiacciante, perché prima si sviluppa obesità nei bambini, prima si aumenta il rischio di diabete, ipersomnia compensatoria, cancro e altre patologie epatiche, renali. Uno studio recente pubblicato su New England fa vedere che delle persone che hanno diabete a 26 anni, dopo solo 14 anni, tra il 50 e il 60% aveva già ipertensione, nefropatia diabetica, retinopatia, neuropatia diabetica. Quindi attenzione, attenzione, mamme e papà, a evitare che i vostri bambini prendano peso, perché questo è un fattore gravissimo per il rischio di sviluppare tantissime patologie croniche. I numeri sono agghiaccianti non solo in America, sono ancora più agghiaccianti in Italia, ancora più preoccupanti in Italia, perché qui appunto parliamo, vediamo in media qui, questo è lo studio tra gli 8 e i 9 anni in Italia. Qui tra, vabbè, i 6-11 anni più o meno è simile, vediamo 6-11 anni con questo verde, il 20%, il 18,4% dei bambini americani è obeso. Bambini il 21%, ragazzini il 16,3% tra i 6-11 anni. In Italia vediamo l'obeso è il 9,4%, quindi di meno, per fortuna di meno, parliamo di quasi la metà, però insomma in alcune regioni tipo la Campania l'obesità, vedete, è 12,6 più 6,2, quasi un 20%. No, 12,6% sono obesi e 6,2% sono obesi gravi e il 25,4% sono in sovrappeso. No, no, giusto, giusto, giusto. Quindi praticamente qui parliamo di quasi un 50% di bambini campani che sono sovrappeso, obesi, obesi gravi. Quindi l'obesità più obesità grave sono 12 più 6, 18, 18,8. Quindi non molto diverso dal 18,4. La Campania più o meno e la Calabria in termini di obesità si comporta come gli Stati Uniti, mentre regioni più virtuose come Trento e Bolzano, i bambini obesi, gravemente obesi, intorno al 4%.
vedete che c'è una grande distribuzione tra le regioni italiane, che non è legata ai geni, chiaramente, è legata agli stili di vita. E vedete che, ripeto, non è legata ai geni, lo vediamo perché negli adulti con più di 20 anni in America, se l'obesità BMI superiore a 30 nel 2000 era intorno al 30,5% in media, siamo arrivati al 42%, c'è cioè un aumento del 12% del numero di obesi in praticamente 18 anni, che non può essere legato ai geni, ma è legato al cambiamento degli stili di vita pazzeschi e sempre peggiori. Guardate qui praticamente i diversi stati americani, la prevalenza di stati con una percentuale di obesi superiore al 35% qui è spaventosa, tutti gli stati del Midwest, sud degli Stati Uniti sono i più colpiti, e questo è per quel che riguarda gli gli African Americans. Vedete praticamente che è spaventoso tutta questa zona qua, più del 35% della popolazione di questi stati hanno obesità agghiacciante. E questo, vedete, si sovrappone al rischio di diabete, perché sappiamo che diabete tipo secondo e obesità vanno di pari passo, sono praticamente fratelli e sorelle. Vedete praticamente che gli stessi stati che hanno dei livelli più alti di obesità sono anche quelli che hanno dei livelli più alti di diabete, che in questi stati blu arriva addirittura quasi al 12-15% della popolazione che ha il diabete tipo secondo. È un disastro, è un disastro. Vedete, il livello di diabete è passato dall'8% della popolazione americana con più di 18 anni nel 2000 al quasi 12%. Incredibile. E non solo il diabete è arrivato praticamente in media, vedete, al 9,8%, ma il prediabete è intorno al 38%. Il prediabete è la glicemia tra 100 e 126, il diabete è superiore a 126. Ok? Ma le persone che hanno prediabete hanno un rischio altissimo di sviluppare diabete nei prossimi anni. Addirittura ci sono alcuni studi che tra una glicemia tra 110 e 126, il rischio di sviluppare diabete nei prossimi 10 anni è di 26 più, volte più alto di chi ha una glicemia inferiore a 87 mg decilitro. Naturalmente, ripeto, questa in media, adesso sono i dati del 2013-2016 dell'NHANES. Vedete che nei maschi bianchi è 9,4% e 7,3% nelle femmine, ma negli African Americans, in giallo, in azzurro, gli ispanici, la prevalenza di diabete è del 15%. Questa è giusto per l'età. Naturalmente, vedete, in rosso, quasi la metà non è né trattato né controllato. Hanno il diabete, non prendono nessun farmaco, non fanno niente per ridurre il rischio di sviluppare ematica cardiovascolare, retinopatia, nefropatia e via dicendo. E il 27-25% non è diagnosticato, soltanto il 21% dei diabetici americani sono trattati e la glicemia è sotto controllo. Come vi ho detto, all'aumentare del BMI, dell'indice di massa corporea, aumenta sia nelle donne che negli uomini in maniera esponenziale il rischio di diabete tipo secondo, che è una malattia gravissima. Il rischio parte da un BMI basso, già 23-24 di BMI. Il rischio, per esempio, nelle donne rispetto a una che ha un BMI inferiore a 22 e una che ha un BMI di 24-25 è 5 volte superiore di avere diabete, di sviluppare diabete. E soprattutto dipende non tanto dal BMI, come vedete in questo studio, ma dalla circonferenza vita. A parità di BMI, anche nelle persone che hanno un BMI tra il 21 e il 23, 22,5 come in questo studio, il rischio di diabete tipo secondo aumenta in base all'aumento della circonferenza vita, il che significa che una persona può avere un
basso peso, ma se il grasso è localizzato a livello centrale, è quello che è responsabile delle alterazioni metaboliche, insulinoresistenza, diabete, dislipidemia, fegato grasso. Quindi più che guardare il peso, guardate la circonferenza vitrea. Se voi stesse, le persone che vi circondano hanno la pancia, questo è segno che c'è un rischio aumentato di diabete e di altre malattie, come vi ho spiegato in altri video. Tant'è vero che anche, questo è pubblicato sul New England 2005, che anche in coloro che hanno una glicemia inferiore a 100, che è il cutoff per normalità, secondo il vostro medico, se voi avete una glicemia, prendete i vostri esami del sangue, vedrete che il cutoff per normale è inferiore a 100 di glicemia. Okay? Ma in realtà vedete che in questo studio le persone che hanno, rispetto a coloro che hanno una glicemia inferiore a 86, quelli che hanno una glicemia tra 91 e 99 hanno un rischio di 2,6 volte superiore di sviluppare diabete, e addirittura quelli che hanno una glicemia tra 91 e 99 e dei trigliceridi superiori a 150 mg decilitro hanno un rischio di 8 volte superiore di sviluppare diabete. Non vi spiego i meccanismi, perché ve li ho già detti in altri video, sui miei libri. La cosa terrificante è che questo diabete legato all'accumulo di grasso addominale, legato a un'alimentazione scorretta e alla mancanza di attività fisica, in parte anche a un sonno non ottimale, è prevenibile, addirittura è curabile. Vedete, in questo studio pubblicato su Lancet, Diabetes and Endocrinology, è uno studio randomizzato, le persone che avevano il diabete e hanno perso peso con un intervento di stile di vita, vedete che coloro che hanno perso più di 15 kg del peso rispetto a quando hanno iniziato lo studio, l'86% non aveva più, era in remissione, non aveva più il diabete tipo secondo. L'86%. Quindi persone che avevano il diabete, prendevano farmaci per il diabete, che hanno perso più di 15 kg del loro peso con attività fisica e dieta, non prendono più farmaci, non hanno più la glicemia aumentata. Per farvi capire che strumento importante avreste nelle vostre mani, invece di essere condannati a prendere farmaci per il resto della vostra vita, farmaci per il diabete, che vanno a controllare la glicemia, ma non vanno totalmente a disinnescare i problemi di iperinsulinemia, infiammazione ed altri fattori che sono collegati all'accumulo eccessivo di grasso viscerale, avete un effetto spaventoso, una medicina super fantastica nel curarvi, non nel tenere sotto controllo la glicemia. E in questo studio cubano vedete che le persone che avevano una steatoepatite da fegato grasso, cioè l'obesità addominale si associa in alcune persone, molte persone, a un fegato grasso, quindi a un'aumentata morte cellulare a livello di epatociti, di cellule del fegato e quindi di progressione verso l'infiammazione, la fibrosi, la cirrosi epatica, il cancro cirrosi. Vedete che le persone che avevano appunto questo fegato grasso, che è molto comune nelle persone in sovrappeso con obesità addominale, coloro che hanno perso più del 10% del loro peso in questo studio randomizzato, il 100% ha avuto un miglioramento della steatosi epatica, il 90% ha avuto una risoluzione della steatoepatite e l'81% addirittura ha avuto una regressione della fibrosi misurata con delle biopsie epatiche. Cioè una regressione non solo del grasso, ma del processo fibrotico che poi porta alla cirrosi. Quindi, ripeto, voi non vi rendete conto quali strumenti potenti avete nelle vostre mani per prevenire o addirittura per curare alcune di queste patologie fortemente prevalenti nella popolazione italiana e non solo italiana, americana, e di tutti quei paesi che non fanno attività fisica e mangiano questo cibo terribile. Che vediamo nei ristoranti, in molti ristoranti, nei supermercati e sulle tavole delle persone, dei bambini. In questo studio che abbiamo fatto con Ruggerenti e Remuzzi al Mayo Negri Nord, vedete che pazienti con obesità addominale che avevano diabete tipo secondo,
che abbiamo randomizzato a controllo o una dieta di restrizione calorica del 25% e che hanno perso in soli 6 mesi all'incirca 7 kg, praticamente da un 88 a un 82 chili, hanno avuto una riduzione della circonferenza vita, vedete, della glicemia, si è detto in maniera significativa e importante. La emoglobina glicata anche si è ridotta moltissimo, è migliorata l'insulinosensibilità con il clamp, si è ridotta la sistolica, la pressione diastolica, l'angiotensina 2 con fattore di rischio per, non solo per ipertensione, ma anche per stress ossidativo e invecchiamento accelerato, una riduzione dell'infiammazione misurata con la proteina C-reattiva, vedete, importante, una riduzione dell'albuminuria, e un miglioramento della funzione renale, la glomerular filtration rate, l'iperfiltrazione glomerulare si è ridotta in maniera significativa. Quindi il rene, anche il rene di un diabetico, migliora e riduce il rischio di progressione verso la patologia cronica renale terminale. Di nuovo, studi scientifici randomizzati che fanno vedere la potenza che nessun farmaco ha nel migliorare il quadro cardiometabolico, ormonale, tumorale ed invecchiamento. In questo studio, sempre che abbiamo fatto alla Washington University, ripeto, per farvi capire la potenza, abbiamo preso delle persone tra i 50 e i 60 anni, in sovrappeso BMI tra 25 e 30, che non avevano particolari patologie. L'abbiamo randomizzato per un anno a un gruppo di controllo, facciamo praticamente yoga, una riduzione dell'introito calorico del 20% con le nostre nutrizioniste che l'hanno seguiti e un gruppo di personal trainers nostri che facevano allenare queste persone tutti i giorni, circa un'ora. E il risultato è che sia chi faceva attività fisica senza dieta o dieta, restrizione calorica senza attività fisica, hanno perso all'incirca un 8% del peso corporeo rispetto al baseline, vedete qui, in rosso e in blu. Tutti e due hanno perso all'incirca il 35% del grasso viscerale misurato con la risonanza magnetica e tutti e due hanno avuto un drastico miglioramento, una riduzione della glicemia sia a digiuno che dopo un carico di glucosio, e dei livelli di insulina a digiuno e dopo carico di glucosio, avete vari indicatori come il Matsuda Index, l'aria sotto la curva per l'insulina, roba tecnica, però miglioramento della glicemia, dell'insulinemia e del colesterolo, 22 punti di riduzione del colesterolo con la restrizione calorica, 19 punti, 19 mg deciso dell'LDL colesterolo, l'HDL, quello buono, è aumentato e la proteina C-reattiva si è ridotta in maniera significativa. In un altro studio randomizzato che sempre abbiamo fatto negli Stati Uniti, in persone invece molto più giovani, non tra i 50 e i 60 anni, ma tra i 20 e i 50, addirittura più magre, con un BMI tra 22 e 28, una moderata riduzione del 13% di introito calorico che ha causato una riduzione di circa 8 kg del peso corporeo, sono passati in media da un BMI di 25 a un BMI di 22,5. E questo ha causato un miglioramento super fisiologico del colesterolo, un aumento dell'HDL colesterolo, quindi con un migliore rapporto colesterolo totale HDL, una riduzione significativa della pressione sistolica, diastolica, un miglioramento drastico dell'insulinosensibilità, sia a digiuno che in risposta al carico di glucosio, e un miglioramento della sindrome metabolica. Non solo, abbiamo visto una significativa riduzione delle proteine C-reattive, dell'infiammazione, del TNF-alfa, delle cellule bianche, dei linfociti, monociti, neutrofili, quindi meno infiammazione e meno stress ossidativo misurato con gli isoprostani F2 urinari. E vedete praticamente che il colesterolo, vedete l'LDL colesterolo in questo update in America tra il 2013 e il 2016, la prevalenza di colesterolo LDL superiore a 130, quando l'ottimale per le linee guida dovrebbe essere superiore a 100, ma in realtà ottimale dovrebbe essere intorno ai 60-70. Andate a vedere qual è il vostro LDL colesterolo, prendete i vostri esami, vedete se, dove si trova questo colesterolo. Comunque, in America il 30% degli americani circa
con più di 20 anni hanno un LDL superiore a 130 e il 17% ha un HDL inferiore a 40. Il colesterolo LDL, vedete, il colesterolo totale invece è superiore a 200, il 40% circa, è superiore a 240, cioè altissimo, è dell'11,5%. Vedete che anche nei ragazzini tra i 16 e i 9 anni c'è un certo numero di ragazzini, all'incirca il 10% ha un colesterolo totale superiore a 200 e un quarto ha un'alterazione lipidica. Terribile, ragazzini. E sappiamo, ripeto, da tanti studi randomizzati che se riduciamo l'LDL colesterolo, il colesterolo totale LDL con le statine, riduciamo il rischio di fare un infarto del miocardio, di un evento coronarico. Ok? Ripeto, il colesterolo LDL ottimale dovrebbe essere inferiore a 70. Nei neonati è intorno ai 50, nelle scimmie in cui non c'è aterosclerosi è intorno ai 60 mg decilitro. Solo nei paesi occidentali, vedete come dicono Goldstein e Brown, due premi Nobel per il colesterolo, in questa review article su Cell, l'LDL superiore a 100 mg decilitri si vede soltanto nelle persone che consumano una tipica dieta americana, tipica dieta occidentale, inglese, nord europea, nord americana, che è ricca in acidi grassi saturi e colesterolo e povera in fibre e steroli vegetali. Infatti, vedete sempre in questa review che l'LDL medio, il colesterolo totale medio, scusate, medio nei paesi asiatici che sappiamo in precedenza, in passato, avevano un rischio molto più basso di malattie cardiovascolari, di infarto, coronaropatia, vedete che era intorno a 150. In Europa, invece, Nord America, la media è intorno a 220, vedete? 220, 150. Parliamo praticamente quasi di 70 mg di decilitro più basso. Uno potrebbe dire, ma sì, ma questo è genetica, nel senso che gli asiatici geneticamente hanno un colesterolo più basso degli europei, dei nordamericani. No, questi qua sono dati dello studio Monica, dell'Organizzazione della Sanità. Vedete che a Pechino, nelle persone tra i 25 e i 64 anni, nell'84 il colesterolo era intorno a 160 medio, cioè più o meno ci siamo, no? 150-160, e in soli 15 anni, nel 1999, il colesterolo era 193. Quindi in 15 anni è aumentato di 33 mg decilitro. Non per motivi genetici, perché è cambiato drasticamente lo stile di vita dei cinesi che purtroppo hanno iniziato a consumare una tipica dieta occidentale. E sappiamo da studi ben fatti con la TAC che se noi riduciamo l'LDL e il colesterolo, non soltanto riduciamo il rischio di fare un infarto, ma riduciamo addirittura anche la placca. Se una persona ha una placca nelle carotidi o nelle coronarie, e riduce il colesterolo in maniera significativa, riduce il volume. Vedete, questo qua è uno studio con le statine, vedete che questa è la placca della coronaria, vedete questo materiale qua, tutto questo qua è materiale aterosclerotico da cui si può formare poi un'erosione dell'intima e quindi la formazione di un trombo che occlude l'arteria e quindi causa un infarto. Vedete che praticamente dopo l'intervento con le statine, mi sembra un anno di studio, la placca si è ridotta di più del 50%. Quindi il messaggio è che sono reversibili, non è che una volta che avete una placca poi non si può più fare niente. No, cambiando lo stile di vita, riducendo i fattori di rischio, si possono ridurre le placche e soprattutto renderle meno instabili, meno prone all'erosione e quindi allo sviluppo di un trombo che la occlude e causa un infarto del miocardio. Sempre nello studio appunto appena pubblicato, vedete che un altro fattore di rischio importantissimo per le malattie cardiovascolari è l'ipertensione arteriosa. E vedete, in blu sono gli uomini, in rosso sono le femmine, questa è l'età, vedete,
è spaventoso. Il 30% degli uomini tra i 20 e i 34 anni ha ipertensione definita in questo studio come 130, superiore a 130-80, e addirittura questa prevalenza arriva intorno all'84% sia negli uomini che nelle donne con età superiore ai 75. Quindi quasi l'85% degli uomini e donne americane con più di 75 anni sono ipertesi, hanno una pressione superiore ai 130-80. Anche tra i 55 e i 64 anni, all'incirca il 70%, 63-68% degli uomini e delle donne hanno una pressione superiore a 130-80. Come vedete, praticamente, tra il resto, molte persone non lo sanno neanche, circa il 40% non sa neanche di essere iperteso, perché non misura la pressione, non lo sa. E il controllo della pressione addirittura è bassissimo, soltanto il 21% delle persone che sanno di avere la pressione alta sono in grado di mantenerla bassa con i farmaci. Quindi il dato è spaventoso, è incredibile, anche perché sappiamo che l'ipertensione arteriosa è un potentissimo fattore di rischio per appunto l'infarto del miocardio, per lo scompenso cardiaco e per l'ictus cerebrale, poi per la nefropatia ipertensiva e tante altre malattie. E badate bene che questo cutoff di 130-80 di cui parlavamo viene definito come un'ipertensione di stadio 1, ma in realtà già una persona che ha una pressione tra 120 e 130 di sistolica e superiore 80 di diastolica ha una pressione, vedete, elevata. Una pressione normale, ottimale, dovrebbe essere inferiore a 120-115. 75, 120-80, diciamo, è ottimale. Quindi, se noi andiamo a vedere quante persone hanno una pressione inferiore non a 130-80, ma a 120-80, probabilmente non è 84%, ma è 95% della popolazione americana che ha più di 75 anni che ha una pressione superiore a 120-80, e qui i numeri andranno ancora più alti, non è un 7%, ma probabilmente 80-90%. E questo è pazzesco perché, ripeto, è un fattore di rischio potentissimo per ictus e malattie cardiovascolari. E vedete praticamente che questo studio pubblicato su Lancet, che a partire da 115-75 aumenta in maniera lineare per ogni fascia di età, anche tra i 40 e i 50 anni, per il rischio di morire per infarto o ictus. E la pressione sistolica, vedete, negli americani, ma anche in Italia, aumenta all'aumentare dell'età. Vedete, dall'età aumenta i livelli di pressione sistolica perché i vasi diventano più rigidi, invecchiamento, infiammazione, fibrosi. E molti dicono: ma sì, ma questo è fisiologico. Mi ricordo quando facevo medicina, ci dicevano: ma una persona sui 60-70 anni è normale che abbia la pressione intorno ai 150-160, ma sappiamo che con le ultime linee guida che una persona che ha più di 50 anni, una sistolica superiore a 140, è un fattore di rischio molto più importante di una pressione diastolica elevata, a differenza di quello che ci insegnavano quando facevo medicina. Il problema è che questo aumento della pressione sistolica con l'età non è un fattore fisiologico legato all'invecchiamento, è un effetto collaterale dello stile di vita occidentale, perché sappiamo che le persone, ci sono diversi studi che fanno vedere che le persone che vivono in zone rurali e che consumano una dieta ricca di fibre, di potassio, magnesio, bassa di sale, di cibi ricchi di calorie, vuote, che sono magre, fanno attività fisica, non hanno l'aumento con l'età della pressione sistolica. Quindi è assolutamente non vero. Per esempio, questa è la mia pressione, ho 52 anni, questa è la mia pressione sistolica, 98, e la mia pressione diastolica, e questa è la mia frequenza cardiaca a riposo. E questo è il risultato di un peso di un BMI intorno a 21,
attività fisica di circa un'ora, un'ora e mezza tutti i giorni, regolare, e di una dieta equilibrata, con il giusto apporto di calorie, di fibre, di vitamine, dai giusti cibi. Passiamo a un altro fattore di rischio che è la sindrome metabolica. La sindrome metabolica viene definita come una persona ha la sindrome metabolica se ha tre o più di questi fattori, cioè una circonferenza vita superiore a 102 e 88. Questo per l'America. In realtà in Europa il cutoff si abbassa a 88 centimetri per l'uomo e 80 per le donne. Quindi questo è uno. Secondo fattore, avere una glicemia a digiuno superiore a 100 o prendere farmaci per il diabete, un HDL inferiore a 40 per gli uomini e 50 nelle donne o prendere dei farmaci per l'HDL. Trigliceridi superiore a 150 o farmaci per i trigliceridi, una pressione sistolica superiore a 130 o diastolica superiore a 85 o prendere farmaci antipertensivi. Se una persona ha tre o più di questi fattori, ha la sindrome metabolica, che vedete in America nel 2008-2011 la prevalenza aggiusta per l'età era intorno al 35%. In realtà vedete che all'aumentare dell'età aumenta la prevalenza. Se in persone tra i 18 e i 30 anni la prevalenza di sindrome metabolica è intorno al 12%, arriva al quasi 70% nelle persone tra i 70 e i 74 anni. Spaventoso. E sappiamo, come vi ho detto, vedete che naturalmente questa negli ultimi anni, tra il 1999 e il 2006, il 2007 e il 2012, la prevalenza di sindrome metabolica è aumentata, passando dal 17% al quasi 25%, questo appunto in tutte le età, non sopra i 20 anni. E sappiamo, come ho detto, in diversi studi che abbiamo fatto, anche il mio gruppo, che la sindrome metabolica può essere drasticamente ridotta perdendo peso con la restrizione calorica, e sono sicuro che se si associa all'attività fisica l'effetto è ancora più importante. La cosa importante è che uno pensa a sindrome metabolica, visto colesterolo, HDL, pressione, circonferenza vita, pressione, come a un qualcosa che aumenta il rischio cardiovascolare, ma in realtà sappiamo, vedete questi studi non solo di Berlino, ma fatti anche da altri, ne sono recentemente pubblicati da diversi ricercatori americani e europei, che all'aumentare del numero di fattori di rischio di sindrome metabolica aumenta il rischio di cancro alla mammella, che arriva addirittura a essere 2,5 volte superiore, come più alto la ricorrenza, cioè la recidiva di cancro alla mammella. C'è una donna che ha fatto già un cancro alla mammella, è stata trattata, se dopo la terapia continua ad essere, avere un aumento della circonferenza della vita, avere una sindrome metabolica, ha un rischio doppio di fare un nuovo cancro alla mammella, e il rischio di metastasi da cancro alla mammella diventa più alto di quasi 2,5 volte. Quindi il messaggio è che qui, in questo report, abbiamo parlato di malattie cardiovascolari e i dati, come ho detto fino adesso, sono agghiaccianti. Ma dovete ricordarvi, come vi ho già detto in altri video, nei miei libri, che le più comuni patologie croniche dei nostri tempi, che sono appunto le malattie cardiovascolari di cui abbiamo parlato, di cui parliamo in questo momento, ma anche le più frequenti forme di tumori, mammella, prostata, colon, pancreas, stomaco, esofago, rene, fegato, la BPCO, che è la terza causa di morte dopo, questa prima causa di morte, seconda causa di morte, terza causa di morte, e la BPCO praticamente fumo di sigaretta e inquinamento. Poi il diabete di tipo secondo, che è la sesta causa di morte, nefropatia diabetica, ipertensiva aterosclerotica, fatty liver disease, che è now la principale causa di patologia epatica dopo l'epatite C, B, l'epatite alcolica, adesso è stata la prima causa di epatopatia.
la pancreatite su base di calcolosi, se avete una colecistopatia, perché avete il calcolo della cistifelia, che sono sempre collegati a una dieta scorretta, avete un maggiore rischio di sviluppare una pancreatite. Probabilmente le malattie infiammatorie dell'intestino hanno anche a che fare con gli stili di vita e tante altre malattie, dall'infertilità alla sindrome dell'ovario policistico, probabilmente all'ansietà, depressione e altri, hanno tutti in comune un minimo comune denominatore, che è un pattern di alterazioni metaboliche molecolari che includono l'obesità addominale, l'infiammazione, il diabete mellito, la ematopoiesi clonale, l'insulino resistenza, l'iperinsulinemia, alterazione dell'IGF-1, testosterone, estradiol, dislipidemia, ipertensione arteriosa, stress ossidativo e disbiosi del microbiota intestinale, che interagiscono nel causare tutte queste patologie. Quindi se noi agiamo in verde su queste cose in verde, sulla qualità della dieta, l'introito calorico, l'attività fisica, il sonno, lo stress mentale, psicologico, il fumo, l'inquinamento, il consumo di alcol e di altre sostanze tossiche e cancerogene, andiamo praticamente in un sol colpo a ridurre tante patologie, non solo uno, solo una. E quindi attenzione che questo è un messaggio cruciale. Infatti, se andiamo a vedere il fumo di sigaretta, cosa succede? Che vede che gli stili di vita, l'educazione ha cambiato un drastico miglioramento, perché se negli anni 50-60 in Europa, come in America, la maggior parte degli uomini fumavano, era di moda, la maggior parte degli uomini fumava, era cool, era figo fumare, adesso invece con la campagna pazzesca che hanno fatto, è da sfigati fumare negli Stati Uniti, la maggior parte degli alberghi, delle varie strutture è proibito fumare, e infatti vedete che la percentuale di persone che fuma negli Stati Uniti nel 2018, mi sembra, è sotto il 7% per le femmine. E il meno 12%. Qui parliamo di ragazzini che fanno la high school, che fanno il liceo, ok? Mentre è aumentato il consumo di sigarette elettroniche, che è arrivato quasi al 25%. In Italia, come sono i numeri recenti del 2021, le prevalenze di fumatori in Italia è intorno al 26%, 25,7% negli uomini e 26,7% nelle femmine. Per i ragazzini di 15 anni all'incirca il 25% dei ragazzini fuma e il 32% delle ragazzine di 15 anni fuma. Questi sono dati dello studio HBSC del 2018. Quindi questo trend italiano, specialmente dei ragazzini, di fumare è deleterio e va contrastato, perché il fumo è un fattore di rischio importantissimo per cancro al polmone, tanti altri tipi di tumori, la vescica ed altri, per malattia coronarica, per ictus, per broncopneumopatia cronico-ostruttiva, cioè i polmoni diventano infiammati, pian piano si ha una digestione con distruzione dei setti intervallari e quindi si va in insufficienza respiratoria cronica, le persone che usano l'ossigeno. E quindi voglio dire, il fumo assolutamente è un qualcosa che va combattuto, come è successo negli Stati Uniti. Dobbiamo contrastare questo aumento del fumo nei ragazzi e soprattutto nelle ragazzine. Il 32% delle ragazzine con più di 15 anni che fumano. Dobbiamo fargli capire che non fa bene e che questa stupida moda di fumare, magari per perdere un po' di peso, perché sappiamo che il fumo ha un effetto un pochettino anerossizzante, cioè chi fuma tende ad avere meno appetito, ma ci sono altri modi di controllare il peso, che non è intossicarsi col fumo e con le sostanze cancerogene del fumo. Ok? E vabbè. Altro fattore di rischio che sta emergendo ultimamente è la mancanza di sonno. Vedete che in America
persone che dormono meno di 7 ore è intorno al 40%, vedete, tra la fascia tra i 25 e i 44 anni, il 36%, un pochettino tra i 40 e i 64. Quindi un po' meno della metà non dorme meno di 7 ore. E se andiamo a guardare quelli che riferiscono di avere problemi col sonno per più di 7 giorni alla settimana, è intorno al 30% nelle diverse fasce d'età, all'incirca 25-30%. Questo è un altro problema importante legato agli stili di vita, all'uso improprio di tablet, telefoni, specialmente nella sera bisognerebbe staccarsi, chiudere il telefono un paio d'ore prima di andare a dormire, magari fare un po' di meditazione durante il giorno, fare attività fisica, tutte cose che sappiamo che migliorano la qualità del sonno. Tenete conto che questi fattori metabolici anormali, questo eccesso di peso, non ha solo un effetto sulle persone, ma mamme che stanno, donne che stanno pensando di diventare, di avere dei figli, devono considerare questo, perché vedete sempre in questo studio americano, questo report, vedete che le donne che sono normopeso, il gruppo blu, il gruppo di controllo, hanno un rischio, diciamo, zero di sviluppare ipertensione in gravidanza, diabete gestazionale, avere un figlio che nasce prima del termine o che nasca piccolo. Quando i bambini nascono piccoli, poi ci sono problemi di sviluppo cerebrale, di sistema immunitario, diverse malattie. E quindi quello che si fa, quello che le persone fanno, va a influenzare la salute, della donna gravida e del figlio in maniera pesante. Vede praticamente che rispetto a una persona a normopeso che ha un piccolo aumento del peso durante la gravidanza, quelle che invece sono in sovrappeso, obese, hanno un rischio, le obese rispetto al normopeso hanno un rischio doppio di avere uno di questi problemi. Se in più poi guadagnano durante la gravidanza un sacco di peso, se prendono un sacco di peso, il rischio passa 2,5 volte e anche in quel sovrappeso da 1,38 volte a 1,63 volte. Quindi bisogna cercare di mantenersi magri con una dieta sana, ricca di folati, nutrienti e del genere, e in più cercare di, durante la gravidanza, non prendere, è giusto prendere peso, ma non troppo peso, perché questo, vedete, ha un effetto deleterio sul rischio di sviluppare diabete e ipertensione, avere un bambino nato pretermine e avere un bambino piccolo di size alla nascita. E infatti vedete che la percentuale di donne con diabete gestazionale è addirittura del 5% tra i 25 e i 29 anni in America e sopra i 40 anni del 13%, come è aumentato in maniera importantissima il rischio di ipertensione in gravidanza. Vedete, dal 93 al 2014, probabilmente in parallelo con l'aumento dell'obesità, è aumentato anche il rischio di ipertensione. E questo è il rischio di bambini pretermine 2016-2018, vedete che il 14% delle donne africane American hanno un bambino che nasce pretermine, un 8% delle donne caucasiche. Come è alto, molto alto, la percentuale di bambini nati sotto peso, meno di 2,5 kg di peso alla nascita, un 7% nelle mamme caucasiche, figli di mamme caucasiche, un 14% delle African American. Altro concetto importante, siamo quasi alla fine, so che è molto lungo, però è giusto far vedere quali sono i dati che sono veramente, ripeto, agghiaccianti. Guardate cosa è successo al rischio di sviluppare patologie renali terminali, quelle che poi richiedono dialisi o trapianto in America tra gli anni 80 e il 2017. Questo è il numero di pazienti con nefropatia terminale. Guardate cosa è successo, spaventoso l'aumento da 20 a 120 per migliaia e il numero di pazienti dialitici che richiedono dialisi con costi spropositati
proporzionati enormi, è aumentato in maniera lineare col passare degli anni, dall'80 al 2016. E naturalmente aumenta con l'aumentare dell'età e con diabete, ipertensione, che sono fattori di rischio appunto per nefropatia cronica, mentre sappiamo che maggiore è il numero di healthy lifestyle factors, più basso è il rischio. Nelle persone che hanno 6 o 7 healthy lifestyle factors, dieta, nutrizione, hanno un rischio dell'80% più basso di sviluppare nefropatia cronica. E anche il rischio di malattie cardiovascolari, tenete conto che al di là dei classici fattori, una persona che ha una nefropatia ha un rischio molto più alto di sviluppare coronaropatia cardiovascolare e anche scompenso cardiaco, sono fattori additivi. Quasi finito, guardiamo i costi di questa pandemia di scorretti stili di vita cronici, di una dieta terribile che sta infettando il resto del mondo, perché lo stile di vita nord europeo, nord americano ha purtroppo contaminato e inquinato gli stili di vita di paesi anche come l'Italia, come il Sud Italia, come la Grecia e tanti altri paesi che avevano una dieta molto sana e che invece sono stati influenzati in maniera negativa da un'alimentazione scorretta, ricca di proteine animali, cibi raffinati, processati, farine raffinate, poco consumo di fibre, legumi, cereali integrali. Ripeto, andate nei supermercati e vedete conto di quello che dico se vi racconto cose non vere. E la riduzione dell'attività fisica che è drasticamente, e vedete i costi quali sono. Questi sono i costi 2016-2017, parliamo di bilioni, miliardi di dollari nel 2016, quindi la media tra 2016 e 2017, parliamo di 219 miliardi di dollari per le malattie cardiache, 52 milioni per l'ipertensione, 40 50 per l'ictus, vedete che i costi stanno aumentando, sono passati da 100 miliardi di dollari nel 96-97 a più di 200 miliardi nel 2016-2017, quindi i costi diventano sempre più alti e sempre più insostenibili per qualsiasi economia, inclusa quella italiana, che tuttora ha un sistema pubblico, ma che, visto i cambiamenti demografici, è previsto un terzo di italiani, il 34%, con più di 65 anni nel 2050, e di questi italiani il 90% almeno una malattia cronica, il 60% ha due patologie croniche, è chiaro che la sostenibilità dell'SSN è a rischio se non si cambiano le politiche e si investe in prevenzione. E vedete qua i costi 2016-2017 delle principali 20 patologie, l'osteoartrite 109 miliardi di dollari, il cancro 105, le malattie cardiovascolari il 103, l'ipertensione 47, l'ictus 30, le patologie renali 31, la dislipidemia 34 e tante altre patologie, la maggior parte delle quali sono stile di vita correlate, non tutte, ma la maggior parte delle quali sono stile di vita correlati. Vi ricordo, e qui chiudo, che l'effetto della dieta, per esempio, sulle patologie cardiovascolari è potentissima. Questo è uno studio pubblicato su New England, il PrimaMed Study, randomizzato in persone ad alto rischio cardiovascolare, una semplice dieta mediterranea in grado di ridurre del 30% il rischio di malattie cardiovascolari in primis di ictus, senza restrizione calorica, una dieta mediterranea con olio o noci. Nello studio, non solo nella prevenzione primaria in pazienti ad alto rischio, ma anche in persone che hanno già avuto un evento cardiaco, vedete come in questo studio pubblicato sull'ANSES, l'Indo-Mediterranean Diet, quelle persone che hanno seguito la dieta mediterranea hanno avuto un 50% di riduzione del rischio di fare un infarto del miocardio, un 60% di riduzione del rischio di una morte cardiaca improvvisa.
Nello studio francese di Lyon, di Delogerille, pubblicato su Circulation nel 99, persone che avevano già avuto un infarto, si è visto che le persone che avevano seguito una dieta mediterranea avevano una riduzione del 76% del rischio di morte cardiaca. Spaventoso. Infatti hanno dovuto terminare lo studio a 3 anni, anche se era previsto per 5 anni, perché era anetico continuare lo studio. E qui si faceva la comparison tra la dieta mediterranea e una dieta sana, quella consigliata dalla American Heart Association Step 1 Diet, e despite that, a huge reduction. I meccanismi sono molteplici, non ho il tempo, ve l'ho già fatto spiegato in alcuni video, ma giusto per velocemente riassumere. Allora, i pilastri di una vita sana sono attività fisica regolare che agisce attraverso diversi meccanismi. È chiaro che poi diversi tipi di attività fisica vanno ad agire su diverse. Su fattori metabolici, cerebrali, non ho il tempo di entrare nei dettagli, lo potete trovare nei miei libri, o nei miei lavori scientifici o nei video che ho già postato su YouTube. La quantità delle calorie e la distribuzione delle calorie è importantissima, dobbiamo evitare di accumulare grasso viscerale, dovete evitare di mettere sulla pancia, se l'avete dovete ridurre la circonferenza vita. Naturalmente non è soltanto una questione di calorie, ma anche una questione di qualità delle calorie. Sappiamo che l'apporto proteico, le fibre, la qualità delle proteine, gli aminoacidi sono importantissimi nel modulare il rischio cardiometabolico tumorale dell'invecchiamento. Diversi lavori scientifici, dovete leggere questo paper pubblicato su Cell con Linda Partridge, o più recente, in qualche settimana fa. Ho pubblicato un lavoro su Nature Review Molecular Cell Biology, una delle migliori riviste al mondo, con Cara Green, Dudley Laming, che riassume alcuni di questi concetti. E poi, se andiamo a vedere gli effetti della dieta mediterranea, sappiamo che al di là dell'introito calorico, dell'attività fisica, se si consuma una dieta ricca di prodotti di origine animale, formaggi, carni, uova, che sono ricchi di acidi grassi saturi, se consuma in eccesso di questi prodotti, aumenta il colesterolo perché questi acidi grassi saturi, come vedete, aumentano i livelli di colesterolo a livello lineare. Sappiamo, come ho pubblicato su Dudley Laming, che le proteine, soprattutto gli aminoacidi ramificati, di cui sono ricchi appunto i latticini e altri prodotti di origine animale, hanno un effetto nel promuovere diabete e insulinoresistenza. Sappiamo che appunto la composizione della dieta, per esempio una dieta iperproteica, anche durante un intervento di perdita di peso, va a modulare l'insulinosensibilità e quindi il rischio di invecchiamento e cancro, perché le persone che hanno perso 10% del peso con la dieta iperproteica non hanno nessun miglioramento dell'insulinosensibilità e sono ancora quindi iperinsuliniche. E sappiamo appunto i meccanismi che ho visto in questo paper su Science, e quindi non perdo il tempo perché ci vorrebbe troppo tempo, siamo già ben oltre quello che volevo raccontarvi. E infine sappiamo che la composizione della dieta modifica i tipi di batteri che vivono nel nostro intestino, come in questo lavoro che abbiamo pubblicato con Jeffrey Gordon su Science, e in particolare le proteine e le fibre vanno a modulare il rischio cardiometabolico infiammatorio. Vedete che in questo studio pubblicato su Nature Medicine e poi nell'uomo su New England, una dieta ricca in carnitina e colina che si trovano nella carne rossa, formaggi, uova, viene metabolizzata dai batteri intestinali a produrre il metabolite che si chiama TMAO, che aumenta il rischio di infarto del miocardio e ictus nell'uomo, non nel topolino, nell'uomo, del 20%, indipendentemente dai classici fattori di rischio cardiometabolici. Sappiamo invece che una dieta povera di fibre, legumi, vegetali, cereali integrali va a ridurre la produzione da parte dei batteri intestinali di metaboliti come gli acidi grassi a catena corta,
che legandosi su vari recettori delle cellule immunitarie dell'intestino, quindi promuovono l'infiammazione. Quindi se mangiamo tante fibre, produciamo più short chain fatty acids attraverso i batteri intestinali e questo riducono l'infiammazione, riducono alcune cellule immunitarie, quindi riducono il rischio di malattie allergiche e autoimmunitarie. Infine, sappiamo che una dieta ricca di questi cibi, quindi legumi, cereali integrali, sono ricche di steroli vegetali che riducono il colesterolo. Sappiamo che il pesce è ricco di acidi grassi omega 3 che hanno un effetto antiaritmico nel abbassare i trigliceridi, nel ridurre il rischio di trombosi e tra il resto pesce, soprattutto frutti di mare, soprattutto quelli non inquinati, attenzione, perché sono comunque gli spazzini del mare. Sono ricchissimi, sono una fonte molto ricca di vitamina B12. Vedete che 100 grammi di vongole contengono quasi 100 grammi di vitamina B12, sono quindi 4000% di quello che uno dovrebbe consumare giornalmente. E infine, naturalmente, una dieta ricca di vegetali, legumi e frutta. Vedete questa bellissima fotografia. È ricca di tante vitamine, minerali, selenio, fitocomposti dall'acido ferulico agli isotricianati e tanti altri che hanno un effetto importante nel coadiuvare gli altri effetti della circonferenza vita, del grasso viscerale e tante altre cose che vi ho già spiegato in altri video che potete guardare nel video, nei miei libri. Ultimo concetto che vi ho già detto, ma come si dice, ripetete, Juvent, è chiaro che ci sono dei cibi che sono sani, più sani e meno sani, nel senso che è difficile consumare vegetali in eccesso, nel senso che i vegetali sono talmente ricchi di calorie, molto ricchi di acqua, vitamine, minerali, fitocomposti, che è impossibile mangiarne in quantità dannosa. Mentre altri cibi, inclusi cereali integrali, uno se fa una vita sedentaria potrebbe consumarne in eccesso. Oppure, per esempio, l'olio extravergine di oliva, che è un condimento molto sano, naturalmente è ipercalorico. È vero che l'olio di extravergine di oliva è ricco di acidi grassi monoinsaturi, di fitocomposti come il tirosolo, l'idrossitirosolo, l'europina, vitamina E, carotenoidi, squalene, olecantale, che si è visto in questo lavoro su Nature, avere un effetto antiaggregante piastrinico, praticamente l'olio d'oliva di prima spremitura, quello che ti pizzica la gola, contiene olecantale, che ha un effetto come la bebiaspirina, di inibire l'aggregazione piastrinica, quindi la prevenzione dell'infarto del miocardio. Però dovete ricordarvi che un cucchiaio di olio d'oliva contiene all'incirca 120 calorie. Quindi se uno consuma 5 cucchiai di oliva, non ci vuole molto, vedete che molte persone in Italia usano l'olio sulle insalate dappertutto in maniera molto allegra. 5 cucchiai di oliva sono 600 calorie. È chiaro che se una persona fa una vita sedentaria, 600 calorie extra al giorno fanno la differenza. I nostri nonni, quando Ansel Keys diceva che consumavano un terzo delle calorie da olio d'oliva e vino, facevano questo stile di vita, cioè con una dura, prolungata qualità di vita fisica nei campi o a casa. Invece, giorno d'oggi, molte persone hanno uno stile di vita praticamente sedentario e bisogna stare attenti quindi a controllare quante extra calorie consumiamo in base all'apporto calorico dei cibi. La stessa cosa vale per il fruttosio, c'è un video che vi parla del fruttosio, come diversi tipi di frutta hanno un diverso tipo di contenuto di fruttosio e se noi eccediamo nel consumo di fruttosio anche dal miele, dalla frutta, questo poi va a saturare le capacità delle cellule epiteliali di metabolizzare le fruttosio, questo fruttosio in eccesso in parte finisce nel sangue portale, va al fegato e causa fegato grasso, dislipidemia, insulinoresistenza, dall'altro finisce nel colon e causa dismetabolismo con alterazioni dell'epitelio, del rischio di cancro e di infiammazione. Quindi attenzione che bisogna conoscere bene le cose.
dovete capire che non sono la nutrizione, l'attività fisica e i meccanismi attraverso cui funzionano, non sono cose semplici come alcuni ci vogliono far credere, che sono, ognuno ha la sua dieta, il suo regime di attività fisica, persone senza né arte né parte si mettono a disquisire di cose che hanno letto magari su un libro, che sono convinti di conoscere bene, ma i meccanismi attraverso cui gli stili di vita vanno a modulare i processi metabolici molecolari sono in parte complessi, ci vuole una conoscenza importante di come l'organismo funziona, capire che persona si ha di fronte in maniera da poter capire innanzitutto se le alterazioni di pressione, colesterolo e altro sono legati ad altre patologie, quello che vengono chiamate ipertensioni o ipercolesterolemia o diabete secondarie che non sono legate agli stili di vita, ma sono legate a delle malattie che causano queste alterazioni. Quindi solo un medico può fare questo, solo un medico può decidere se la tua alterazione metabolica è primaria, cioè legata agli stili di vita, o è secondaria, legata a altre malattie, deve fare diagnosi e escludere queste malattie. Dopodiché, in base ai vari fattori metabolici ormonali che una persona si trova in quel momento, bisogna capire quali sono le modificazioni che vanno a modificare quei fattori in maniera da poter avere l'effetto metabolico e sul rischio di malattia desiderato. E questo va fatto da persone esperte. Ripeto, io non andrei mai a disegnarmi, non mi passerei mai per la testa di disegnarmi la mia casa, di prendermi, leggermi un paio di libri e mettermi a costruire la casa e decidere quanto cemento, quanto ferro, dove mettere, fare un impianto idraulico, elettrico. Ci vogliono delle competenze e non si capisce come mai per la nutrizione, per l'attività fisica e via dicendo, soubrette, attrici e altre figure si improvvisano a scrivere libri e trattati, a fare video, esprimendo dei pareri che, se non diciamo neutri, possono essere anche pericolosi per la salute delle persone. Vabbè, fatta questa premessa, fatemi concludere dicendo appunto che non è solo una questione di qualità, cioè l'idea che una persona sedentaria, obesa, consumi più cavolo, più broccoli o più bacche di goji o che l'olio d'oliva o il tè verde o qualsiasi altro fitocomposto o prodotto o tisana possa risolvere i problemi è assolutamente antiscientifico. Sono dei fattori, questi cibi, che possono potenziare, ma ci sono dei meccanismi ancestrali, basali di regolazione del metabolismo che vanno al di là della concentrazione di vitamina C, beta carotene, questo e quest'altro. Okay? In effetti, vedete appunto che un cibo sano come l'olio d'oliva, se consumato in eccesso, aumenta il peso. Se io consumo più calorie di quelle che brucio, aumento il peso, indipendentemente dalla qualità del cibo che consumo. E noi sappiamo da studi ben fatti che ogni 5 kg di peso che guadagniamo, diciamo che se a 20 anni, quando ho finito di svilupparmi, sono magro e non ho la pancia, e il mio peso, per esempio, non lo so, è 78 kg, se guadagno più di 5 kg, se divento 84 kg durante il corso della mia vita, se supero gli 84 kg, il mio rischio di sviluppare patologie croniche sia negli uomini che nelle donne aumenta in maniera lineare, vedete in questo studio. Per ogni 5 kg, ognuno di questi è un salto di 5 kg rispetto al peso ottimale di quando avevo 20 anni, aumenta in maniera lineare il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari. Quindi, più che guardare il vostro peso, cioè calcolare il vostro indice di massa corporea, dire io ho un indice di massa corporea di 22,5 perché ho un peso di 65 kg e sono alto 1,70 m. Quindi io ho 22,5, sono normale perché la normalità è 18,5-25. No, non funziona esattamente così.
Perché faccio un esempio, una ragazzina di magra, una delle mie studentesse, diciamo, di medicina che magari ha 20 anni, che magari fa attività fisica e mangia bene, diciamo che è alta 1,70 m, pesa 55 kg e ha un indice di massa corporea di 19. Mettiamo che questa persona poi, man mano che inizia a lavorare, smette di fare attività fisica, mangia male. Nei prossimi 5 anni inizia a guadagnare, prende 5 kg, da 55 kg passa a 60 kg. Il suo BMI è ancora 20,8. Se ne guadagna altri 5 e da 55 passa a 65 a 30 anni, e questo è normale. In America all'incirca le persone guadagnano da mezzo chilo a 1 kg all'anno. Il BMI è ancora 22,5, eppure ha guadagnato 10 kg di peso. Mettiamo che ne guadagna a 40 anni, da 30 a 40 anni, un altro 10 e passa a 75 kg, quindi 20 kg. Il BMI è ancora 25,9, quindi per molti medici è assolutamente normale. Se ne guadagna 30, da 55 a 95, il BMI è ancora 29,4, è sotto il cutoff di 30 che definisce una persona obesa. Ma ha guadagnato 30 kg, vedete? 30 kg, il rischio di malattie croniche passa da 0 a 3 volte superiore. 3 volte superiore. E vedete praticamente che il rischio di sviluppare diabete è del 40% superiore per ogni 5 kg, per ogni 5 kg che uno aumenta rispetto al peso ottimale di quando aveva 18-20 anni, aumenta del 40%, aumenta il rischio di ipertensione del 20%, di malattie cardiovascolari, di tumori legati all'obesità, quindi mammella, colon, endometrio, pancreas, fegato, esofago, stomaco, aumenta il rischio di calcolosi della coleciste, di osteoartrite, di mortalità e si riduce il rischio di healthy aging, di invecchiamento in salute. Vedete qua i dati pubblicati su New England JAMA. Conclusioni, messaggio finale. Insomma, ho fatto un carrello per farvi vedere qual è il quadro nel 2021 della salute americana. Spero di aver fatto vedere, dati alla mano, che i dati sono agghiaccianti. C'è una qualità di dieta mostruosa. L'Italia è migliore, ma non molto migliore. Ripeto, per l'ultima volta, andate a vedere cosa c'è nel supermercato e guardate cosa le persone acquistano nel carrello e vedrete conto qual è la qualità della dieta delle persone in Italia media. L'attività fisica, i numeri li ho fatti vedere, sono terribili in America, sono terribili in Italia. Il fumo in America si è ridotto drasticamente, per fortuna, ma in Italia invece, specialmente nei ragazzini, è in aumento, aspetta, nelle ragazzine, fattore molto preoccupante. Il sonno, non, la qualità del sonno è in deterioramento un po' dappertutto per gli stili di vita alterati, il consumo di Facebook e altre social, videogames e via dicendo. E quindi, insomma, c'è molto da fare, c'è molto da fare per migliorare, perché io ritengo che una sanità pubblica gratuita sia un diritto di ogni essere umano. Per fortuna in Italia, come in Australia dove io in questo momento, esiste una sanità pubblica. Cioè una persona perde il lavoro, ha diritto a avere accesso, se si ammala, alle cure gratuite. In America non è così, come sapete, se una persona perde il lavoro e quindi il suo datore di lavoro non gli paga più l'assicurazione, perde l'assistenza sanitaria, almeno che non diventa indigente a quel punto lì, a quello che viene chiamato Medicare, che non paga tutto. Però devi essere completamente indigente, cioè devi perdere il lavoro, venderti tutto, a quel punto lì hai diritto a un'assistenza sanitaria. Quindi quando Obama o altri presidenti parlano invece di dare una salute pubblica, Obamacare, per tutti, a me viene da ridere perché
in una popolazione in cui quasi l'80% è sovrappeso obesa, con questi dati che abbiamo visto di ipertensione, di ipercolesterolemia, di diabete, di sindrome metabolica, è impossibile garantire una sanità pubblica per tutti, perché è impossibile, non solo farmaci, ma tutti gli interventi cardiovascolari, tumori, tutte le patologie associate a questi stili di vita non potranno altro che aumentare in maniera esponenziale. Quindi l'unica maniera per far fronte, per poter garantire una copertura sanitaria gratuita a tutti, è investire pesantemente in sanità, in medicina preventiva, in scienza preventiva. Tenete conto che negli Stati Uniti si spendono, l'anno scorso hanno speso 4 trilioni di dollari, 4 mila miliardi di dollari in sanità, in spese sanitarie. Se soltanto il 10% di quei soldi fossero spesi per prevenzione, per contrastare il lobby, dell'alimentazione scorretta, i risultati sarebbero drasticamente diversi. Ripeto, il modello attuale che io chiamo sick care, come ho scritto in un paio di lavori su PLOS Medicine e poi in The European Heart Journal, è insostenibile. E la capacità del sistema sanitario verrà messa a dura prova in Italia come in tanti altri paesi. Dobbiamo investire pesantemente in prevenzione per riportare i numeri al di sotto della soglia della capacità del sistema sanitario di affrontare l'epidemia di unhealthy aging e di malattie croniche degenerative legate a tantissimi anni di scorretti stili di vita che le persone affrontano attualmente. Questo naturalmente, lo vedete, questi qua sono dati attuali del 2011, un poco attuali, ma comunque del 2011, fanno vedere che c'è una differenza di aspettativa di vita che è mostruosa tra African American e Caucasians, e i dati a disposizione suggeriscono che noi possiamo ulteriormente spingere a destra questa curva e far sì che le persone vivano sane, 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 con piccole stupidate per tantissimi anni, poi negli ultimi mesi, anno della vita, hanno, non so, intorno ai 90, 95 anni, un'infezione respiratoria che diventa una polmonite, e poi la persona se ne va, al creatore senza soffrire a casa in pochi mesi, in pochi giorni. E questo naturalmente sappiamo, attraverso gli studi che abbiamo fatto su diversi modelli animali, che quando aumentiamo la health span, aumentiamo anche la lifespan. Ma in salute, vivendo tantissimi anni in salute, non tanti anni di farmaci, malattie, ricoveri, operazioni, chemioterapia, radioterapia, bypass, ictus, demenza. Questa impostazione, come ho già detto in diversi papers che ho pubblicato su PLOS Medicine e F2000 Research, ha un effetto non soltanto sulla salute umana, ma anche sulla salute ambientale, perché le due cose sono strettamente correlate. Questa dieta e stile di vita scorretto, con un consumo eccessivo di prodotti di origine animali, ha un impatto importantissimo sulla salute ambientale. Il 15-17% delle emissioni di gas serra sono legati all'agricoltura industriale, che usa un sacco di acqua per abbeverare animali, miliardi di animali, che va a inquinare il 25% delle prodotte sottili in pianura padana legato agli allevamenti intensivi. Questi allevamenti intensivi richiedono un sacco di mangimi, per cui si devono coltivare in maniera intensiva ettari, migliaia di ettari per produrre soia o mais e altre granaglie per dare da mangiare a questi animali, e si usano pesticidi, erbicidi, fosforo, potassio, nitrogeno, che vanno a inquinare le acque, i terreni, distruggono la qualità dei terreni, distruggono il topsoil, che viene sfruttato in maniera inverosimile. Sempre di più si stanno distruggendo ettari di foresta come nell'Amazzonia per coltivare, per allevare animali, per produrre carne da spedire in Cina, in America, in altri in Europa. Questi allevamenti intensivi
si usano un sacco di antibiotici, per motivi che ho già spiegato, e quindi causano un aumento di antibiotic resistance antibiotica, e sono anche un pabulum per la formazione di virus potenzialmente letali, come quelli della viaria ed altri. Quindi assolutamente dobbiamo cambiare stili di vita per non soltanto proteggere la nostra salute e le finanze pubbliche, ma anche in maniera importante la salute ambientale che abbiamo negli ultimi 100 anni messo a dura prova e che fra poco ci farà pagare il conto. Sta già iniziando. Quindi questa è l'ultima diapositiva. Quello che volevo dirvi è questo. Sempre di più vedo un'intensificazione della bellicosità. Si parlano di sottomarini nucleari, di armamenti, di conflitti, di potenziali conflitti tra America e Cina, altri conflitti per il potere. A me piacerebbe, magari è utopico, però mi piacerebbe pensare che invece di esserci una competizione globale per chi ha l'arsenale militare più potente, per chi più produce più crescita economica a spese dell'ambiente, quindi con emissioni pazzesche di CO2 da energie fossili, mi piacerebbe che ci fosse una competizione tra diversi stati invece per chi produce più salute, più tecnologie che promuovono salute. Mi piacerebbe vedere una competizione globale tra i diversi stati, non per chi produce più bombe potenti, sottomarini, portaerei, aerei supersonici, ma per chi vince la gara di ridurre la povertà nel mondo, ridurre le persone che muoiono di fame, chi vince la gara di promuovere tecnologie, e stili di vita e programmi educativi per migliorare la salute e il benessere degli esseri umani, per migliorare la qualità dell'educazione, perché è attraverso l'educazione che le persone possono capire come comportarsi con se stessi e con l'ambiente per proteggere la propria salute per l'ambiente. Dovrebbe essere obbligatorio insegnare a scuola come materia primaria, prima della grammatica, la matematica, si dovrebbe insegnare quali sono i meccanismi che proteggono la salute dell'uomo e dell'ambiente, quali sono gli interventi che devono essere messi in atto per migliorare la qualità della salute dell'uomo, della testa, del cervello, dell'anima e dell'ambiente. Una gara per promuovere la eguaglianza tra i sessi, una competizione sana per tecnologie che mantengono la nostra acqua pulita e sana, una gara per sviluppare le migliori tecnologie per produrre energia rinnovabile, per produrre crescita economica e lavoro che rispetti l'ambiente, non che distrugga l'ambiente, quindi nuove infrastrutture innovative, un'industria molto più pulita, usare tecnologia per ridurre il consumo energetico e l'inquinamento, ridurre le ineguaglianze sociali, progetti di competitivi che mettano in gara diverse intelligenze per migliorare la sostenibilità delle città, delle comunità, con un migliore un consumo più responsabile delle risorse, del cibo che viene sprecato in maniera inutile mentre persone muoiono di fame, una lotta per ridurre l'inquinamento e il riscaldamento globale, per proteggere i mari e la fauna degli oceani, dei mari e dei laghi, dei fiumi, che migliori la qualità dei terreni, che rigarantisca questo topsoil e soprattutto una partnership per ottenere invece pace e giustizia con delle istituzioni che garantiscano la salute e non l'interesse di pochi a scapito di tanti. Questo mi piacerebbe avere nella mia vita, si spera.
E l'unica maniera è informare, comunicare e condividere queste informazioni. Alcuni di questi concetti, in maniera più sistematica li ho espressi nei miei libri. Come sapete, chi mi segue, posto dei video con diversi concetti che sono gratuiti a tutti e sui miei canali social posto diversi articoli di riviste scientifiche o di concetti anche filosofici che ritengo essere interessanti, che possono essere spunto di riflessione per migliorare se stessi e il mondo in cui viviamo. E con questo vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima.